porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì, mi porti alla pizzeria Da Pali. E Da Pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia lievitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo. Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine. Pizzeria Da Pali, via Roma 28, Piage, in provincia di Pesarrubino. Telefono 0721 89 04 66. Pizzeria Da Pali. Pizzeria Da Pali. Che buona. Chiuso il mercoledì. Ristorante Pizzeria Pineta, pizza ad alta digeribilità, pasta fatta in casa, sughi con tartufo pregiato di stagione, funghi locali, ragù di carne di cinghiale, capriolo, anatra, tutto naturalmente con olio di frantoio marchigiano. E che dire dei secondi? Fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello. Vini di qualità locali e birra artigianale. Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna. Su richiesta, spettacoli musicali per feste e ricorrenze. Pizzeria Ristorante La Pineta, a Cagli in provincia di Pesarrubino. In Viale della Vittoria 13, info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29. Ferramenta Moschini, in via Roma 63 a Piage in provincia di Pesarrubino. Telefono 0721 89 01 36. Agriturismo D'Agustinel. Da noi trovate primi piatti come lasagne, cappelletti, tacconi, tagliatelle preparati con passione da Elisabetta, Fiorenza e Aldesina. Secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna, tacchino, oca, anatra, coniglio, pollo allevati direttamente da Gabriele e i suoi familiari e inoltre piadina e formaggi locali. Menù esclusivi su prenotazione. Telefonate al numero 0721 89 01 83. D'Agustinel, agriturismo minimale in via Fraschetta 3 Piage in provincia di Pesarrubino. Voglia di pane? Andiamo da Marconi. Lo storico panificio è presente a Piage dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza, ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3, Piage, in provincia di Pesarrubino. Telefono 0721 89 01 40. Che buono questo pane! Eccoci qua ad Ancona, precisamente a Colle Marino. Siamo con Marco Minardi dell'Audax Box. Ciao Marco. Ciao Walter, ciao. Allora, chi abbiamo? Se non sbaglio c'è uno dei tuoi sopra. Ci dici un attimo. Sì, combatte Marco Bacchiocchi nella categoria dei 69 kg. Marco è al suo 14esimo incontro, se non sbaglio, nella classe dei senior, e oggi Marco combatte, se non sbaglio, il suo quinto incontro del 2015. Marco ha esordito l'anno scorso, quindi è un anno praticamente che combatte, un anno fa ha iniziato a combattere e ci ha avuto un miglioramento, un grande miglioramento da quando ha cominciato. Quest'anno fino adesso non ha mai perso. Ah, non ha mai perso? No, quest'anno non ha mai perso. Quanti incontri ha fatto? Se non sbaglio siamo al suo 14esimo incontro oggi, o 13esimo, 14esimo incontro. Quest'anno ne ha già fatti 3 o 4 e non ha mai perso. Ha fatto un pareggio e 3 vittorie. E ha vinto il torneo regionale a Fabriano, quando ha combattuto contro il ragazzo di Fabriano, il picchiatore lì di Fabriano alla finale, non so se te la ricordi. Me la ricordo, però non ricordo il nome. Un incontro molto intenso. Marco è un pugile, è un aggressivo, è uno che non è un tecnico che diciamo colpisce va via, no, è uno che ti sta lì, ti viene avanti. Infatti vedo che adesso non scappa, sta lì fermo. La sua è quella di rimanere chiuso per poi dopo contrattaccare. Colpire, infatti è quello che sta facendo proprio adesso. La tattica sua è quella di lasciarsi colpire sui guanti, sta chiuso se ti guardi, capito?
aspetta l'avversario e poi dopo lui contrattacca, capito? Quella è la tattica di Marco Bacchiocchi. Beh, saperlo fare comunque, cioè, non è facile, chi lo sa fare di solito è avvantaggiato rispetto a chi invece mantiene la distanza ed è costretto magari ad agire un po' d'astuzia. È un picchiatore, come dicevi te, quindi però bisogna saperlo fare, sicuramente non è facile, eh? Onore al maestro. No, dopo sì. Ogni ragazzo ha le sue, sai, pugilato, nel pugilato ci sono gli stili, ogni ragazzo ha il suo stile, c'è chi tende a essere un pochino più tecnico, c'è chi magari è più, diciamo, picchiatore, aggressivo, diciamo così. Non so, è proprio so un che... picchiatore al 100%, è un pugile aggressivo. È 14 uno... incontri ancora c'ha insomma. Sì, sì, sì. No, c'ha sicuramente. Da fare. Sì, ovviamente ancora non è un'elite ancora. Però diciamo, ripeto, è partito durante la sua prima fase è stato molto sfortunato nei verdetti, aveva vinto un solo incontro e invece quest'anno ha un pochino cambiato questa tendenza, capito? Diciamo, perché lui, essendo molto generoso, finiva sempre che l'incontro era sempre così e quindi diciamo sì, qualche sconfitta, qualche pareggio che invece potevano essere vittorie se fosse stato più pragmatico. Adesso lui ha imparato questo pragmatismo e quest'anno ha ribaltato questa cosa. Adesso vediamo, perché comunque oggi combatte contro un pugile più esperto di lui e quindi diciamo sembra che la prima ripresa abbia detto la sua, eh? Quindi sì, sì, la seconda sì, sì. Vedo che sta subendo un attimino, però sì, la sì, prima adesso... ha attaccato lui e ci è arrivato due o tre volte, quindi probabilmente la prima credo l'abbia vinta. Poi sì, certo, ovviamente quello che conta è il verdetto dei giudici finale, però, ecco, lui, ripeto, è un pugile che è molto attento, ha imparato molti trucchetti allenandosi con Ervis Rukai, che te conosci molto bene. Sì, sì. E quindi è anche uno che si è imparato da lui, insomma, sì, si vede che insomma se lotta con coraggio, perché Ervis è uno che alla stessa maniera, lui è veramente un picchiatore, cioè uno che guarda chiuso, sta fermo lì, guarda, evita il colpo, aspetta solo che ti sbilanci e lui apre. In effetti è vero quello che dici, cioè c'ha molto la sembianza di Ervis. Sì, sì, ecco, si sono allenati parecchio insieme, no? Poi sai, compagni di squadra, compagni di spogliatoio. Ecco, adesso vedi lui, Marco, ecco, vedi quel montante, ecco, visto quel montante che ha messo al volto, è proprio uno dei trucchetti che Ervis, mi ricordo, spesso gli suggeriva. Ecco, sì. Ti ripeto, non è un incontro facile, perché anche il ragazzo della Dorica lo vedo molto preparato, esperto. Usa molto bene il diretto sinistro. Sì, anche lui è un attendista. Sì, vedi. Ecco, però qui vedi, è riuscito a passargli sotto. E poi Marco Bacchiocchi è anche molto bravo con questo mezzo gancio destro. Sì. Il mezzo gancio destro, quando te fai lo spostamento a sinistra, no? Esci dalla linea dell'avversario e lo colpisci con quel destro, che è un gancio portato dalla posizione del diretto. E sarebbe il colpo del mezzo gancio. L'ho visto già portare un paio di volte. L'altro però è un ragazzo che schiva parecchio. Sì, è bravo, ripeto, lo vedo molto bene utilizzare questo diretto sinistro. Sta anche in guardia con il destro. È un match aperto ancora a tutti i risultati. Ecco, adesso l'ha colpito Bacchiocchi. Ripeto, usa questa tattica Marco. Il nostro Marco Bacchiocchi, lui si lascia colpire sui guanti, no? E quasi sembra in difficoltà. E poi risponde. Esatto, perché lui sa benissimo che quando attacchi poi a un certo punto c'hai un momentino di crisi, no? Lui cerca di sfruttare quel tuo momento di crisi. È abbastanza equilibrata, direi. Abbiamo i nostri allenatori, Nelson Calcagnini e Massimo Pedini. Nelson Calcagnini... nella sua carriera è arrivato secondo ai campionati d'Italia, ha vinto i campionati regionali in Emilia-Romagna, è stato un peso welter, uno tra i migliori delle Marche negli anni a cavallo tra gli anni 90 e 2000, è cresciuto con la squadra di Pedini degli anni 90 insieme con gente come Matteo Giovannini di Fano, che è stato campione italiano.
campione italiano assoluto, ha vinto veramente, è stato la punta di diamante della squadra della box di Fano negli anni 90. Però ci sono stati anche altri ragazzi che intorno e con Matteo Giovannini sono cresciuti, tra questi appunto Nelson Calcagnini sicuramente, che forse avrebbe meritato maggiore fortuna, però poi ci sono state anche, diciamo, sì, anche a livello sportivo, tant'è vero che è stato costretto a migrare in Emilia Romagna per avere, diciamo, la chance poi a livello italiano, perché nelle Marche ha avuto, diciamo, un po' di sfortuna a livello di risultati sportivi. Intanto è ricominciato il match e vediamo che entrambi sembrano consapevoli che il match non è vinto da nessuno dei due e se la vogliono giocare nell'ultimo round. Infatti stanno sprecando una parola, però tutte le forze stanno investendo, mettiamola così, nei primi secondi, cosa che non si dovrebbe fare, no? Sì, l'impressione è che dalla lunga distanza sta andando meglio il ragazzo della Dorica, mentre dalla corta distanza sta andando meglio il ragazzo dell'Audio. Sì. Adesso bisogna vedere chi è che poi alla fine i giudici vorranno premiare. Sicuramente entrambi meritano un applauso, secondo me, perché sono tutti e due molto ben allenati e molto ben preparati. Tra l'altro, esatto, sono anche bravi nel portare i colpi, quindi si vede anche una buona preparazione tecnica. Questi incontri servono. Poi, insomma, alla fine, cioè, voglio dire, da un punto di vista sportivo, quando vedi i ragazzi che combattono così bene, portano i colpi puliti, si affrontano a viso aperto, è uno spettacolo, no? È una cosa. Sì, che, sì, come no, è veramente. Che diverte, che piace, insomma. È un divertimento guardarlo. Ecco, vedi, Bacchiocchi sempre si avvicina con quella sua tattica testuggine, no? E si lascia colpire, vedi, si lascia colpire per poi partire, ecco, guarda, vedi, lui rimane lì chiuso. Nel frattempo l'avversario si stanca, sì, e lui, sì, può colpire. Ecco, vediamo adesso cosa succede, vediamo se riesce a mettere, sì, qualche colpo questa fase pulito. Un di studio. Colpi puliti se ne sono visti pochi, in effetti, però. Dell'arrambaggio finale, ecco, vedi, adesso un po' si studia. Adesso l'ha toccato col sinistro due volte. L'avversario lo tiene a distanza, sì, sì, cerca, ecco, l'avvicinamento, un colpo sporco. Adesso ha preso il montante Marco Bacchiocchi. Ecco, vedi, adesso si sta aspettando un momento buono, ecco, per. Sì, c'ha a parte un po' col destro troppo, ecco, largo, e si scopre, sì, sì, però sta aspettando, diciamo, il momento buono per andarlo a chiudere. Adesso un momento molto di studio, strano, perché di solito la terza ripresa. Sì, si dà tutto, adesso sono scattati 10 secondi, se lanciano entrambi nel tentativo di colpire. Colpisce due volte al gong, però non so se l'arbitro ne terrà conto. È un risultato molto equilibrato, non lo so. Mi è sembrato un incontro molto equilibrato, molto molto, sì, equilibrato. Potrebbe anche aver vinto anche il ragazzo della Dorica, potrebbe anche aver vinto il ragazzo della Dorica, non lo so. È stato comunque l'importante che questi match servono per fare esperienza, per permettere ai ragazzi anche di fare qualche punto, certo, per avvicinarsi al loro obiettivo, che è quello l'elite, di passare elite e avere la possibilità di combattere. E chissà, magari ti esce qualche professionista dalla palestra. Ma io ci spero, onestamente, quello è uno dei nostri obiettivi. E c'è un elemento in particolare che secondo me ha proprio la stoffa del uno o due elementi abbiamo perché hanno la stoffa per fare i professionisti. Sentiamo il verdetto. Ha vinto Marco Bacchiocchi. Un sospiro di sollievo per me. Sono contento. Un sospiro di sollievo. No, è sicuramente un ragazzo promettente, quindi vediamo come si evolve la situazione. Tra l'altro, hai visto l'incontro
diciamo uno degli incontri migliori. Ti volevo dire invece, per quanto riguardava la categoria Neo Pro, se hai potuto vedere la nostra quinta puntata, ne abbiamo parlato con Fradiani, ancora è tutto da vedere perché è ancora un po' una nebulosa, però sembra che insomma sia prerogativa di alcuni elite riuscire a fare il professionismo prima ancora, no? Riuscire ad iscriversi. Ancora però è tutto da vedere, quindi ti facciamo un in bocca al lupo per il futuro, per il proseguio. Intanto ti salutiamo qua. Ciao Marco. Grazie. Ciao, ciao.